Allora, sono felicissimo di avere qua ospite di questa serata, tra l'altro il vincitore del Grande Fratello 13, Mirko Petrilli, grandissimo volto noto della TV. Io gli voglio chiedere, sono tra l'altro felicissimo di averlo qua, cosa si prova a vincere il Grande Fratello? Dai, diccelo in esclusiva per CNO. Ciao a tutti, Non è facile esprimere queste sensazioni, perché sono delle sensazioni molto particolari che purtroppo ancora tutt'oggi non sono capace di esprimerle e dirle a parole, e devi vivere. In quell'attimo avete visto com'ero, le mie sensazioni e emozioni. Comunque è la domanda più difficile che mi potevi fare questa sera. Allora facciamo una domanda un po' più semplice. Senti, allora, è un momento per i giovani un po' particolare, no? Questo è un evento. Oggigiorno sì. Purtroppo sì. Allora, ti voglio chiedere un consiglio che vuoi dare ai giovani, proprio come se fossero, stai parlando con i tuoi amici, cioè, come fare, insomma, per dare una svolta insomma, nel mondo anche dello spettacolo, e poi se c'è qualche progetto futuro. Vabbè, queste sono domande, purtroppo io credo per qualsiasi cosa che tu fai devi sempre crederci fino in fondo, con il cuore, il sogno, qualsiasi cosa, crederci in qualsiasi cosa che tu fai. Oggigiorno non è semplice, visto questa situazione, insomma, come tutti sappiamo, quindi non è facile, quindi io sono stato un po' fortunato. Come tutti sappiate, io coltivo, sono un grande agricoltore, e quindi avendo un po' di terra faccio lì. I miei sogni sono sempre essere un grande attore comico. Spero che con questo studio che sto facendo attualmente che potrò avere questa possibilità, e che Dio me la manda buona, dai. Ci credo fino in fondo. Un grande in bocca al lupo al nostro. Un'altra cosa, questi giovani, amiamoci per quello che siamo, non per quello che non siamo. Bisogna amarci per quello che noi siamo, punto e basta. Punto e basta. Grazie a Mirko. Grazie a voi. Grazie a Mirko. Eccomi con un altro grande ospite di questa serata, anche lei volto noto del Grande Fratello 13, Modestina Cicero, bellissima tra l'altro, veramente raggiante. Alla quale voglio chiedere subito: quali sono i progetti futuri? Tra l'altro sappiamo che stai girando un film? Ho già finito di girare un film, Beyond the Mist, Oltre la nebbia, del regista Giuseppe Varlotta, che uscirà penso a breve, adesso ci comunicheranno le date. Oltre a quello, comunque ben sapete, ormai ampiamente ne ho parlato anche quando ero nella casa, mi piace tutto ciò che è arte, musica e spettacolo, e mi occupo di, oltre alla recitazione, anche di moda, arte figurativa in generale, insomma in toto abbraccio l'ambiente artistico. E questa serata, insomma, giusto per concludere in bellezza, ci siamo occupati di, si è parlato di solidarietà, e l'arte è stato un ausilio per poter aiutare quello che è un tema che ci sta molto a cuore e che purtroppo non tutti abbracciano nel modo che più conviene, ecco. Magari più i spettacoli ludici attirano molto di più, invece questi eventi magari ritenuti minori invece dovremmo dare più importanza. E infatti grazie a Elisa Bernardini, che è riuscita magistralmente ad organizzare tutto, ad invitare artisti, quindi promuovere l'arte e nel frattempo valorizzare la solidarietà e ad aiutare un po' la raccolta per in questo caso i bambini, ma in altri eventi si raccolgono comunque fondi per importanti associazioni. Ecco, quello che dico è quello di aiutare queste associazioni, perché comunque aiutano la parte più debole della società. Ecco.